Buonasera. Buonasera a tutti. Io sono Andrea Grignolio, come mestiere faccio lo storico della medicina e ho l'onore e l'onere di presentare e di dialogare con la professoressa Elena Cattaneo, che di formazione è farmacologa e dal 2013 è stata chiamata appunto dal ex presidente Napolitano dentro quello che viene chiamato familiarmente l'office, cioè l'ufficio, come senatrice a vita dentro il Senato della Repubblica. Di questa cosa mi piacerebbe poi dire qualcosa sulle conclusioni del ruolo del decisore pubblico, della politica e della scienza. Era una cosa che è stata fatta, lo anticipo un po', una conclusione che ho in testa, in modo antesignano dal presidente Napolitano nel 2013, che poteva sembrare una scelta eccentrica, e invece oggi mi pare che noi tutti si capisca l'importanza del rapporto tra scienza e società. Ahimè, ci è voluto il Covid per farci capire l'importanza. Riavvolgo il nastro e mi piacerebbe partire da una questione molto generale. Io parlerò molto poco, avete qua la professoressa senatrice, quindi mi sottraggo molto volentieri, e partirei da una domanda generale, perché ho l'impressione, credo condivisa, che ci siano stati un po' degli attriti fra percezione dei cittadini e la pandemia, su come sono state gestite le cose, sull'informazione, sul rischio, la percezione del rischio, i media. Però sono tutte considerazioni naturalmente valide e condivisibili, ma ci si dimentica spesso il punto centrale, e credo di sono io il primo insieme a voi ad ascoltare quello che dirà Elena Cattaneo. Il problema, diciamo, il punto chiave mi pare essere quello della scoperta, cioè il punto di vista della scienza. Noi abbiamo avuto all'improvviso, prime settimane del 2020, questa pandemia. Io mi occupo proprio di questo da tanti anni, è un tema interessantissimo dal punto di vista storico, ma diciamo che la maggior parte della cittadinanza l'ha accolta come giustamente un tema molto spaventoso. Non sapevamo nulla, sapevamo molto poco di questo virus. Poi, se mi capiterà, racconterò qualcosa sui coronavirus, nella storia, e la scienza si è trovata consegnata in mano le chiavi della soluzione. Ecco, il tema della scoperta mi pare un tema che sia stato liquidato troppo velocemente. E quindi vorrei chiedere a Elena Cattaneo, dal punto di vista di una scienziata, che cos'è la scoperta in generale, che cosa può fare, qual è il metodo della scienza quando la società ogni tanto si ricorda di voi. Oggi è vero che forse c'è un eccesso di presenza di scienziati in televisione, ma al di là, diciamo, di alcune forme di comprensibili anche un po' di narcisismo di alcuni, mi pare però che siete stati chiamati, vi è stato puntato un faro contro e dimenticati, sottopagati, pagati in modo poco costante. A un certo punto la società, diciamo il decisore pubblico, se vogliamo, bussa alla vostra porta e vi dice: abbiamo un virus, ho trovato una soluzione. Ecco, qual è il procedimento, qual è il metodo della scienza e che cosa significa scoprire? Grazie Andrea Grignolio e buongiorno a tutti voi. Grazie per questa bellissima occasione, folto pubblico, vedo anche tanti giovani. Diciamo che la domanda che hai posto è assolutamente interessante, perché mi porta a dire, e forse questo è il problema nel nostro paese, che di scienza non si parla mai. Cioè, nessuno sa cos'è la scienza. Anzi, ho il timore che la si consideri appunto un corpus dogmatico e rigido che consegna le soluzioni alla bisogna, no? Al bisogno da interrogare quando si è in emergenza e poi ci si dimentica. Ma guardate che la scienza è pazzesca,
E noi siamo qui perché viviamo di scienza. Scienza significa, poi lo affronteremo specificamente nel laboratorio, ma scienza significa ragionare, decidere, cercare di affrancare la propria posizione sulla base di prove e di evidenze. Nessuno di noi vuole decidere a caso, no? Ma scusate, ma neanche eravamo alla stazione di Firenze, ma l'arrivo e le partenze dei treni, lo stavo guardando quel tabellone meraviglioso, non è deciso a caso, c'è un lavoro dietro. Qualsiasi cosa che facciamo nella nostra vita, nella nostra giornata, deve avere dei ragionamenti alla base. Non ragionavamo quando eravamo nelle caverne, poi con Andrea Grignoglio ne parleremo, perché lui studia proprio, no, queste cose, i percorsi cognitivi, eccetera. Ma noi oggi ci vantiamo, Homo sapiens, di essere delle persone razionali. Poi vediamo se è vero, ma ci vantiamo del fatto che le nostre scelte sono basate su decisioni, su analisi, su studio, su considerazione. C'è qualcuno forse in questa sala, in questa tenda meravigliosa, che pensa appunto di non ragionare su forti basi, no, di prove, di considerazioni. Ecco, la scienza è nella nostra vita da sempre, anche se non lo consideriamo, anche se lo ignoriamo. Ma pensate, c'è una diapositiva bellissima, quella di Rino Rappuoli, che fa vedere cos'era l'aspettativa di vita fino a 150 anni fa. Ma voi lo sapete? Se andiamo indietro nella storia dell'uomo, andando a prendere i primi ominidi che camminavano su sta terra, correvano milioni di anni fa, arriviamo a Homo sapiens, 200.000 anni fa, era sapiens. Beh, sapete anche lui quanto viveva? Da 200.000 anni fa fino a 150 anni fa, l'aspettativa di vita era sotto i 30 anni. 150 anni fa si viveva 30 anni, ma ancora oggi in alcune parti del mondo quella è l'aspettativa di vita, drammatico, eh? E da noi no, in questa parte fortunata del mondo, vedo qui delle splendide giovani con i capelli bianchi, nella nostra parte del mondo l'aspettativa di vita è 86 anni nelle donne, 84 negli uomini. Ma perché? Cosa è successo negli ultimi 150 anni? È successo che i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni hanno fatto cose straordinarie, conquiste. Pensate, bonificare le paludi, debellare la malaria. Non è che ci si è rivolti allo sciamano, agli astri, giusto? Per debellare la terra. Tra l'altro erano senatori del regno, quelli che si sono inventati, hanno studiato il modo, erano studiosi. Poi c'è stata l'acqua potabile, la sanificazione degli ambienti, il sistema sanitario nazionale, gli antibiotici, i vaccini, l'alimentazione, il prendersi cura l'uno dell'altro. Queste cose avvengono perché si è innescato nella società, secondo me, due cose. Uno, la specializzazione. Noi ci siamo specializzati, noi facciamo cose diverse. Io non potrei mai guidare un aereo, ma neanche cambiare un rubinetto di casa. Ci si è specializzati perché siamo nella complessità. Guardate che la complessità non è brutta, è meravigliosa. Quando eravamo nella semplicità, eravamo nelle caverne e vivevamo 30 anni. Adesso tutti o tanti vivono 86, 85 anni in questa complessità che gestiamo e sappiamo gestire, perché studiamo, perché ci attrezziamo, perché abbiamo le scuole, abbiamo l'istruzione, perché non dovremmo smettere mai di studiare anche quando finisce il periodo dell'istruzione, perché dovremmo sempre leggere libri, perché dovremmo sempre avere festival. Come questi, noi appunto possiamo affrontare la complessità perché ci specializziamo. E dall'altra, che cosa abbiamo? Non solo abbiamo la specialità, ma è come se ci fossimo dotati di uno zaino, di uno zainetto, con una cassetta degli attrezzi per interrogare la realtà, per capire quello che ci circonda, per non arrivare impreparati di fronte alla complessità che evolve, al mondo che evolve, ma anche di fronte alla natura.
scusate, la natura non è né buona né cattiva, è neutra, no? E noi ci attrezziamo per studiarla, questa natura. Della natura fanno parte i terremoti, fanno parte le malattie, scusate, i virus sono naturali, e noi ci attrezziamo con le istruzioni, lo studio e il metodo per scoprire, per capire, e poi sulla base di quella conoscenza per saper fare. Il miracolo degli ultimi 150 anni è stato questo, che noi abbiamo potuto sviluppare le nostre capacità cognitive, ma guardate, in tutte le discipline, non solo in ambito scientifico. Andrea Grignoglio è storico della medicina, io non saprei fare scienza senza la storia della medicina, che mi dice, guarda, prima, lo stava dicendo prima, del Covid c'erano gli altri coronavirus, e se leggete il suo libro, che è meraviglioso, Chi ha paura dei vaccini, c'è tutta la storia, e noi possiamo guardare al futuro con fiducia se abbiamo il metodo della scienza e se capiamo il contesto, cosa c'era prima. Prima vivevamo 30 anni, pensate che conquiste sono state fatte, ma abbiamo bisogno appunto di tutte le discipline, e il metodo della scienza è quello che ti porta poi in laboratorio a precisare una domanda che nessuno aveva mai osato fare prima. E poi una volta che hai precisato quella domanda, che può riguardare appunto dalla geologia alle formiche, pensate che c'è chi studia l'organizzazione sociale delle formiche, è straordinario, eh? O una malattia, o si può interrogare sul coronavirus. Una volta che hai precisato la domanda, e nella scienza quella domanda deve essere sperimentabile, cioè devi poi immaginare, ecco, la domanda è l'ipotesi, no? Devi poi immaginare tutta una serie di esperimenti che metterai in fila, poi andrai al bancone di laboratorio. L'onere della prova è su chi fa la domanda, no? Andrai al bancone di laboratorio e dovrai appunto sperimentare tutti quegli esperimenti, alcuni mai fatti prima. Ti dovrai anche inventare le tecniche mai inventate prima. E sarai su quel bancone di laboratorio mica un giorno, mica una settimana, neanche un mese, sarai lì anni inchiodato a rispondere a quella domanda con tutti quegli esperimenti. E se sei uno scienziato non potrai pretendere di sapere la risposta a quella domanda, anche se magari hai una tua speranza, perché tu hai un'idea, pensi che sia così. Beh, lo scienziato accetta quello che viene dal bancone di laboratorio, cioè la scienza veramente interroga la realtà. E tante volte guardate che il bancone di laboratorio, immaginate che vi sia un semaforo su quel bancone di laboratorio, e il semaforo si illumina di rosso, e noi non, io non so quante volte ho fallito nella mia vita, perché non importa quanto tu abbia precisato la tua domanda, magari era anche l'ipotesi era giusta, e non importa quanto tu abbia amato la tua domanda, quanto ti sia appassionato, poi c'è la prova del 9, sono i risultati al bancone di laboratorio che diranno se la tua ipotesi è giusta o sbagliata. E se il semaforo si illumina di rosso, beh, tu dovrai accettare che la tua strada e la tua idea è sbagliata. Guardate che accettare questa cosa, tutti noi siamo convinti di aver ragione. Quello che mi piace della scienza è che tortura le tue domande e non ti dà pace. Poi ovvio che c'è anche il momento in cui a quel bancone di laboratorio il semaforo si illumina di verde, beh, insomma, quelli sono i momenti in cui la squadra o le squadre che hanno lavorato insieme, perché le domande sono difficili, si accorgono, insomma, di essere i primi uomini o le prime donne al mondo ad aver visto quel risultato. E beh, se lavori nell'ambito della biomedicina, e noi lavoriamo su una malattia del cervello, beh, insomma, ci si rende conto che quello è un passettino in avanti, no? Verso la speranza di una cura. Cammini a un metro da terra per un po' di giorni, poi ti ancori di nuovo a terra, perché
perché bisogna andare avanti. Vedete, il metodo è questa cosa qui, l'idea, e l'idea non può essere strampalata. La scienza non studierà mai il sesso degli angeli, la scienza non si occupa, non fa parte della scienza. La scienza non studierà mai se esiste una teiera cinese che ruota intorno, sono idee strampalate, le si lascia, è superstizione, le si lascia a chi vuole dedicare la sua vita, no, alle superstizioni. Ma vedete, ecco, il metodo è questa cassetta degli attrezzi inventata in Italia 400 anni fa, che usiamo alla grande da circa 150 anni, che ci fa scoprire le cose che nessuno conosce, che ti piazza nel deserto della non conoscenza, dove proprio non c'è nessuno ad indagare un ambito, un campo che nessuno aveva mai indagato prima. Ma scusate, poi chiudo, ma pensate alle onde gravitazionali, ma a me è una scoperta che mi affascina, mi travolge, perché ogni volta penso, ma come hanno osato pensare questi studiosi astrofisici, ingegneri, matematici, fisici, amministrativi, tecnici, tutti insieme, centinaia, migliaia di loro, come hanno potuto osare pensare di che esistessero le onde gravitazionali? Perché quando hai un'ipotesi non è che puoi garantire, no, che quell'ipotesi è certa, darà una risposta certa. Beh, insomma, loro non solo hanno osato pensare quella cosa, ma si sono attrezzati con il metodo, quindi hanno fatto esperimenti, algoritmi, hanno costruito questi interferometri e poi sono riusciti a misurare queste onde gravitazionali. Sapete che la prima è del settembre 2015, ecco, io chiuderei gli occhi e mi immaginerei questi uomini e queste donne che hanno dedicato anni a questi studi, e a un certo punto arriva qualcosa, arriva la scoperta. E ad alcuni di loro ho chiesto, ma tu dov'eri? Perché poi può arrivare alle 3 di notte quell'onda gravitazionale, loro hanno un WhatsApp. No, sono centinaia o migliaia, hanno cominciato a dire sta succedendo qualcosa, misurano, e che cosa hanno misurato? Hanno misurato un'onda gravitazionale che si era originata dalla fusione di 2 buchi neri in un luogo distantissimo dell'universo, che pari a 1,3 miliardi di anni luce da noi. E uno, quando dice 1,3 miliardi di anni luce, è già steso, no? Perché dice, beh, insomma, se poi andate a vedere un anno luce quanti chilometri è, 9.000 miliardi di chilometri. Ebbene, si sono fusi quei due oggetti, è come quando gettate un sasso nell'acqua, poi si creano le onde, si sono fuse, si sono create onde nell'universo che è pieno, non è vuoto. Come se fosse un tessuto che propaga quell'onda, l'onda arriva alla Terra a quella distanza. E lì c'erano i nostri astrofisici, i nostri fisici. E vedete, nella complessità ci si specializza. Io non capisco niente di fisica e di astrofisica, ma sono grata a loro che erano lì a studiare anche per me, a studiare anche per voi. E quello che hanno fatto con quella scoperta, non solo hanno dimostrato il coraggio di osare su domande inimmaginabili, ma hanno anche consegnato al mondo un risultato straordinario, e mi viene da dire ancora di più, hanno spinto l'umanità su un gradino più alto nella scala della conoscenza. Ecco cos'è la scienza, ecco cos'è quel metodo? Lavora per noi, per tutti noi. Ispirato dalle parole di Elena Cattaneo, mi veniva in mente un'analogia.
dallo scoppio della epidemia, che poi si è rivelata, ahimè, una pandemia globale, e nel giro di poche settimane gli scienziati di tutto il mondo hanno condiviso i dati genetici su SARS-CoV-2, sul virus responsabile del Covid. Naturalmente questo non era mai capitato, ci volevano mesi o anni per identificare bene la struttura, fino a, diciamo, un paio di decenni fa, di un virus, e soprattutto ci volevano in media dai 12 ai 14 anni per ottenere un vaccino. Ecco, c'è stata una forte accelerazione, diciamo, della scienza. Questo tipo di conoscenza che riguarda gli ultimi 20 anni, se la si mette, diciamo, in rapporto con il passato, penso che ci suggerisce una cosa, cioè la grande capacità educativa, pedagogica della scienza. Perché chi si occupa, diciamo, di storia del pensiero medico sa bene che le epidemie sono state una sciagura per l'umanità, non solo perché sono morte naturalmente le popolazioni, pensiamo che le due ondate di peste hanno dimezzato la popolazione europea. Dimezzato vuol dire che hanno ucciso qualcosa come tra i 30 e i 50 milioni di europei, intorno al 1003, quella che, insomma, viene raccontata da tanti testi, anche quella precedente. Quindi, ecco, e c'era la caccia all'untore, no? La caccia all'untore, l'accusa di chi portava l'epidemia, l'epidemia come punizione divina. Ecco, se si prende queste dimensioni, diciamo, profondamente irrazionali, che però creavano violenza, morti, e oggi si prende quello che riesce a fare la scienza in poche settimane, beh, devo dire che il confronto è impressionante. E allora, è questa l'analogia. Elena Cattaneo si occupa da sempre, è il suo, gli americani dicono subject, è proprio il suo campo di ricerca, è la corea di Huntington, che è una malattia tremenda, neurodegenerativa. Corea significa dal greco appunto danza, e naturalmente non voglio sottrarre io la descrizione di questa malattia terrificante, sul quale c'è stato anche molto stigma, molta cosa sociale, in alcune zone del globo, magari meno sviluppate da un punto di vista socio-economico come il nostro, molto fortunati in Europa, vengono visti con stigma, sono anche chiamati gli indemoniati, come tutte le malattie, come l'epilessia, come tutte le malattie che hanno queste forme di tremore, di convulsioni. Ecco, anche qui scoprire di che cosa si tratta, ricondurre questa malattia a un puro numero semplice di ripetizioni di geni che noi tutti abbiamo, ma superato una stessa soglia si manifesta la malattia, è stata una grande scoperta scientifica. Allora mi piacerebbe che Elena Cattaneo, diciamo, nel descrivere la scoperta della cora di Huntington e come siamo stati in grado di analizzare questa sequenza, no? In una determinata zona, sappiamo, del Sud America, ecco, ci spiegasse la capacità, diciamo, della scienza di rendere, di educare tutti noi al ragionamento e di togliere lo stigma e di togliere in qualche modo tutta la parte irrazionale, problematica, aggressiva dell'essere umano. Perché l'idea di fondo della scienza è che capire significa comprendere, significa lo sfondo ultimo della scienza, uno sfondo universale, globale, ma anche, diciamo, umanistico, umanitario, mi verrebbe da dire. Mi piacerebbe che raccontassi qualcosa su questo. Ma questo è veramente un punto chiave, cioè ancora prima di pensare ai risultati della scienza, noi ci piacciono e li usiamo, cioè, secondo me bisogna pensare alla scienza come, cioè, a uno strumento che ci permette di conoscere. E chi non vuole sapere o non vuole capire? Noi vogliamo sapere e capire.
io mi sono accorta, proprio appunto pensando al nostro ambito di ricerca, questa malattia, ma guardate che vale anche per tante altre dimensioni, mi sono accorta che quando non c'è conoscenza, quindi quando non c'è scienza, non c'è conoscenza, l'uomo deraglia. L'uomo può diventare veramente pericoloso per altri uomini. Ecco perché ci serve la conoscenza. Ci serve per riconoscerci. Ci serve per oggettivare le nostre discussioni, perché sennò, se andiamo a caso, come facciamo? Per oggettivarle. Ci serve per disinnescare le paure del nuovo, del diverso. Pensando a questa malattia, ma guardate che le storie sono simili, Il nostro cervello fa proprio fatica, se ci pensiamo, anche davanti al malato, davanti a qualcosa di nuovo. Noi siamo fondamentalmente dei conservatori, noi ci avvolgiamo, no, nelle nostre paure, nelle nostre bugie, e di fronte a ciò che non è contemplato dal nostro cervello, che ahimè ha una visione limitata, nonostante noi ci consideriamo, no, grandiosi, siamo Homo sapiens, ha una visione limitata. Io ho sempre in mente che, insomma, sto cervello sta in una scatola buia, è in una scatola buia. E quando è di fronte a qualcosa, pensate a queste persone che si muovono così, no? Corea vuol dire danza, è il ballo di San Vito, Ma ancora oggi pensate che questi malati e queste famiglie vivono nascoste, cioè quindi quasi sentendo la vergogna della malattia, oppure in alcune parti del mondo, ma ahimè anche alle nostre latitudini, magari additati come se fossero in stati di ebbrezza, o come se fossero drogati. Pensate alla nostra mente quanto poco ragiona, e invece quelle povere persone hanno un gene mutato, hanno un problema biologico. E quando nella storia, e la storia ci dice tutto su chi siamo e dove andiamo, se andiamo a guardare la storia di questa malattia, pensate, è stata descritta per la prima volta nel 1872, quindi dice, li avremo fatte di scoperte da quell'anno. Ci fu la prima descrizione clinica da parte di questo medico George Huntington, che scopre a New York queste persone e vede che è una malattia genetica, vede che nella famiglia tutti si muovono così, la descrive, 1872. Poi la scoperta, la direi, un successivo manoscritto scientifico è del 1916. E pensate, in quel manoscritto, io agli studenti proprio lo presento sempre così, il titolo di quel manoscritto fa una cosa terribile, mette la parola Huntington insieme alla parola eugenetica. Quel manoscritto, quel manoscritto inizia una sorta di propaganda sociale che trasforma i malati in bruti e pazzi di cui la società si doveva liberare, perché si muovono così, perché hanno quei movimenti, perché hanno dei problemi, perché saranno indemoniati. 1916, guardate, quello fu l'inizio, e bastò poco. Cosa fu il passo successivo? 1933, sotto il regime tedesco, Hitler, no, ci furono quei decreti, no, tra quelli ce ne fu uno che stabiliva che coloro che avevano 9 tipi di malattie, incluso l'Huntington, dovevano essere resi incapaci di procreare. Erano quelli, come si dice, disadatti, erano quelli da eliminare, no? Il loro materiale genetico era affetto, era mutato, dovevano essere eliminati, doveva essere eliminata la possibilità di acquisire quel gene malato. E poi sapete benissimo, Action T4 e quella tragedia mondiale, ovviamente, delle camere a gas, no?
nelle quali finirono oltre a milioni di persone di razza ebraica, anche tantissimi di questi malati, semplicemente perché avevano un difetto genetico. Questo davvero dice molto su cosa sia la scienza. La scienza disinnesca la cattiveria umana, disinnesca la paura dell'altro. E mi viene da dire, scusami Andrea, io vorrei che tu parlassi anche un secondo di questo cervello, visto che studi i pregiudizi, i bias cognitivi, ma prima di arrivare a quello, pensando alla scienza che disinnesca la cattiveria umana, ma c'è un esperimento che a me impressiona. Mi impressiona perché, insomma, noi siamo la specie che ha pensato e scritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Caspita, se non ci prendiamo noi cura degli altri esseri umani, oltre che prenderci cura di tante altre specie, noi siamo quelli che hanno scritto quella dichiarazione, eppure, questo è stato sperimentalmente provato, se mettessero davanti a me la fotografia di un afroamericano, o se a un afroamericano mettessero davanti la mia fotografia di un caucasico, sapete cosa succede nel mio cervello e nel suo cervello? Si accende una parte del cervello antica, quella che quando stavamo nelle caverne ci faceva fuggire dai predatori, ci faceva reagire in modo istintivo, una parte del cervello semplice, una parte del cervello che quando si accende significa allarme, fuggi. Ecco, a me impressiona che oggi, di fronte a una persona che ha una fisionomia diversa dalla mia, un colore della pelle diverso dalla mia, noi che abbiamo scritto quella dichiarazione, si accende l'amigdala, quella parte di cervello che dice pericolo. E allora vuol dire che sto cervello, così bene non funziona, così perfetto non è, anzi infatti è profondamente imperfetto. Però per fortuna c'è quella parte, quell'amigdala, quel segnale di pericolo, possiamo tenerlo a bada. Certo, con gli strati corticali superiori, quelli che insomma ci hanno poi tirato fuori dalle caverne, che ci hanno dato gli strumenti per diventare una società, una civiltà, dove ancora siamo un po' divisi in tribù, perché questa è la mia tribù e quella è la sua, è l'altra tribù, noi siamo i buoni e quelli sono i cattivi. Questa parte corticale domina, cerca di dialogare con l'amigdala, ma è come, vedete, di fronte a qualcosa di nuovo o a qualcosa di diverso, il nostro cervello fa tilt. È come se ci fosse un Parlamento in continuo conflitto, quindi figuriamoci di fronte ai vaccini, il nostro cervello, che dovrebbe essere ben istruito, ma fa tilt, quindi ecco come ti spieghi forse una parte della società che in questa parte del mondo, nel 2021, ancora oggi si ostina a non vaccinarsi, ancora oggi non si accorge dei benefici della scienza che certo ogni giorno ci consegna qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario di cui tutti beneficiamo. Posso fare io una domanda ad Andrea? Davvero, perché a me affascina questa parte, del nostro cervello imperfetto e di tutti questi pregiudizi. Ma cosa succede in questo cervello? Anche perché io penso che noi riusciremo ad andare avanti nel nostro futuro e a vivere in pace. Come possiamo non vivere in pace, visto appunto i grandi benefici che la scienza e lo studio ci consegnano, se riusciamo a capire quanto imperfetto è il nostro cervello e se poi troviamo il modo per lavorare su questa imperfezione e su questi pregiudizi che ci accompagnano da decine di migliaia di anni. Posso passarti il microfono un attimo? Spiegaci, perché io mi sento meglio se qualcuno mi spiega, insomma, perché anch'io tante volte ragiono non su basi razionali ma su basi emotive. Allora, il nostro cervello è razionale come crediamo tutti noi o è ancora fondamentalmente emotivo? Guardate che la risposta ci tocca tutti,
ho promesso che avrei parlato poco e così farò, però diciamo che su questo tema, che è il tema, è un tema a cui ci si riferisce come razionalità limitata, bounded rationality, sono stati assegnati 3 premi Nobel negli ultimi 15 anni, uno 3 anni fa, ed è molto interessante, l'hanno scoperto gli psicologi comportamentali applicandolo all'economia e poi dopo a tutti gli altri ambiti. L'idea di base, che insomma il secondo che ha preso Nobel è Dan Kahneman, che è israeliano, insomma è stato tantissimi anni negli Stati Uniti, se volete leggere il suo libro è Pensieri lenti, pensieri veloci, e sostanzialmente divide il cervello, parla di architettura delle scelte. Noi quando facciamo delle scelte le elaboriamo secondo due parti del nostro cervello, una parte immediata, intuitiva, che fa molti errori, e una parte invece più riflessiva, la parte 2, diciamo, che invece tende a sbagliare di meno. Poi naturalmente nel dibattito entrano moltissime altre teorie, ma sostanzialmente questa è la spiegazione generale. E poi negli anni si sono anche avvicinati i neuroscienziati e i bioeticisti, perché oltre a occuparsi di temi appunto che riguardavano per esempio le scelte di tipo economiche, ecco, noi per esempio sul ragionamento probabilistico sbagliamo in modo sistematico, e questi vengono chiamati bias cognitivi. Bias cognitivi vuol dire semplicemente errori sistematici di giudizio. Sono stati fatti tantissimi esperimenti, quando ci si propone, diciamo, delle scelte di tipo economico, noi, la specie umana di Homo sapiens, è avversa al rischio. Risk aversion è la parola classica di riferimento, e quindi Kahneman, facendo tutti questi esperimenti, poi si è reso conto che in realtà, cambiando il modo, lui dice framing, cioè la capacità di proposta di tipo economico, noi accettiamo meno a parità, diciamo, di rischio. Quindi siamo per certi versi ingannabili a seconda di come le frasi, lo storytelling viene fatto. E poi questo è stato utilizzato in ambito medico dopo circa 15 anni. E se viene chiesto, l'esempio più classico è: lei ha un problema al cuore, dobbiamo fare un intervento chirurgico. Ecco, poi si dividono, come in un esperimento di tipo proprio classico, sperimentale, si dividono i due gruppi. A un gruppo gli si propone l'idea: con questo intervento chirurgico c'è l'80% di possibilità di sopravvivenza, 8 su 10 ce la farai. E all'altro gruppo gli si dice invece: nel 20% dei casi tu morirai. E le probabilità ovviamente sono le stesse, come potete capire, cioè quindi 8 su 10 ce la fanno e 2 su 10 non ce la fanno, ma a seconda di come io propongo questa terapia c'è una fuga altissima, l'80%, se gli dico guarda che per il 20% non ce la fai, non la vuole fare, se invece gliela propongo col framing, col fraseggio giusto, ce la fa. E sono stati fatti tantissimi esperimenti. Arrivo all'ultimo punto e poi vi lascio su questo, e perché credo che sia l'aspetto più interessante, quando secondo me sono arrivati i bioeticisti, cioè quelli che chiedono, diciamo, questioni di valore, perché queste sono valutazioni, vuoi mettere i soldi qui, vuoi fare questa operazione, ma la vera scoperta interessante dal mio punto di vista è che si è capito che le nostre valutazioni morali dipendono non dalla ragione ma dal sentimento. Allora, naturalmente il tempo non c'è, ma vi lascio con un esperimento, il più buffo, il più strampalato, ma che vi dà il tocca al punto, per provare che le scelte morali che noi abbiamo sono determinate dai sentimenti. E gli scienziati hanno focalizzato, appunto, come diceva Elena Cattaneo, bisogna sempre focalizzare su un punto molto stretto, chiave, e di tutti i sentimenti hanno analizzato uno dei più arcaici, il disgusto, il disgust. Allora, è divertentissimo leggere, volendo potete leggere il libro di Haidt, per esempio, Tribal Mind, Menti Tribali, che è un altro, dove vengono fatti molti di questi esperimenti, e uno dei più divertenti è questo. Cioè venivano fermate ai semafori o per strada a New York delle persone, gli venivano fatte delle domande morali, del tipo: cosa pensa per esempio di una persona che calpesta la bandiera americana? Che cosa pensa? E loro davano delle certi, io lo trovo sbagliato, e davano delle gradazioni di giudizio.
Se però a queste persone veniva presentato un quadro o un odore che faceva venire, richiamava alla mente il disgusto delle case molto disordinate, dei water pubblici molto sporchi, o addirittura venivano spruzzate delle bombette puzzolenti per cui c'era proprio il disgusto percettivo, il loro giudizio morale diventava molto più conservatore, molto più forte e molto più... Questi sono stati tanti esperimenti che ci fanno dimostrare, che ci dimostrano appunto, insieme a tanti altri, che le nostre scelte morali, che noi come specie, no, ameremmo pensare che siano governate, diciamo, dal ragionamento, io giudico bene o male una cosa perché penso che sia, in realtà sono molto governate dai nostri sentimenti, dalla parte più irrazionale. Ecco perché, e rispondo con quest'ultima frase a Elena Cattaneo, cosa possiamo fare? La scienza corregge questo? È una discussione ancora oggi molto accesa, perché ci sono esperimenti che ci dicono che insegnare nelle scuole i bias cognitivi e il metodo scientifico aiuta le nuove generazioni, però vi devo dire in tutta franchezza che questi risultati sono risultati ancora parziali, danno un'indicazione di speranza, ma non è detto che offrendo gli strumenti noi si possa, diciamo, migliorare. Qualcuno si sta arrabbiando. Qualcuno non la vede come noi, mi pare di capire, però... Comunque, forse la cosa interessante da tenere a mente è che questo cervello ha qualche problema, fa fatica appunto a decidere, fa fatica a compiere delle scelte razionali, e forse l'immagine che possiamo usare, che io mi porto a casa ogni volta quando penso a questo, è che, non so, è come se il nostro cervello fosse un computer di 30 anni fa nel quale cerchiamo di inserire un programma di oggi. Non gira il nostro cervello di fronte alla scienza, di fronte al nuovo, di fronte al diverso, è questa cosa qui. No, tu tante volte quando scrivi, no, usi questa frase, è disadatto alla modernità, perché c'ha quel cervello antico, perché c'ha tutti i pregiudizi, perché siamo avvolti nelle nostre paure, nelle nostre bugie, siamo e stiamo nella nostra comfort zone, stiamo, giusto? E quando arriva qualcuno o qualcosa che ci sfida, ci sfida sui nostri convincimenti, noi cosa facciamo? Mica ragioniamo, facciamo così, no? Il bias del ritorno di fiamma, no? Quindi ti radichi ancora di più sulle tue convinzioni. Ecco, a me affascina veramente l'idea di questo cervello, un po' mi spaventa, ma ho anche grande speranza perché credo nella scienza. E sono convinta che gli psicologi cognitivi, i neuroscienziati ci daranno degli strumenti e ci aiuteranno a capire quanto male funziona e cosa fare per farlo funzionare bene. Ecco, allora io vorrei fare un'ultima domanda a Elena Cattaneo su questo punto. Prendo spunto naturalmente menzione di questo bias cognitivo, che appunto è il ritorno di fiamma. 30 secondi per dire cos'è, ma mi ha alzato una palla che non posso non schiacciare, e riguarda la politica. L'esperimento è stato fatto su tante cose, si chiama appunto bias del ritorno di fiamma, backfire effect, ed è una cosa che è molto attuale. Alcuni anni fa era stato fatto questo esperimento prendendo le persone che esitavano nei confronti dei vaccini, e si sono utilizzate delle informazioni, sono presi dei genitori, gli si è fatto questo esperimento, gli si è fatto vedere tutti i dati scientifici che facevano vedere quanto le vaccinazioni coprissero dalle malattie infettive, poi sono stati mostrati loro delle immagini di bambini che avevano quasi perso la vita per non essersi vaccinati, e poi dei racconti in prima persona di genitori che raccontavano il trauma di aver accompagnato il bambino all'ospedale di notte e di averlo messo in intensiva. Ebbene, alla fine dell'esperimento,
I genitori che avevano ricevuto queste informazioni non solo non erano alla domanda ma quindi adesso voi fareste i vaccini ai vostri figli, non solo rispondevano di no, ma erano addirittura aumentati quelli contrari ai vaccini. Questo è un articolo su Pediatrics del 2015, se volete andare a vedere. Allora ci fu un grande clamore perché si disse, e quello fu uno dei tanti esperimenti, ma allora utilizzare informazioni correttive non solo non convince, ma addirittura si ottiene l'esatto opposto, cioè parlare, diciamo, con i Novax o le persone molto esitanti le rende ancora più, le trincera sulle proprie posizioni. Allora, questo è l'esperimento a cui accennava Elena Cattaneo. Allora la mia domanda è questa. Nel 2013, quando in modo, e vorrei chiudere diciamo come un po' aperto, parlando appunto della scelta che allora era visionaria, diciamo, del presidente Napolitano di mettere una scienziata di valore internazionale all'interno del Senato, sembrava una cosa, diciamo, una scelta eccentrica. Oggi noi abbiamo capito l'importanza della scienza all'interno della decisione pubblica. Ecco, l'ufficio di Elena Cattaneo in Senato è una specie di esperimento, no? Molto particolare, dove si vedono i politici, i decisori pubblici che fanno delle scelte e, diciamo, un approccio di tipo scientifico, una specie di catena di distribuzione dovrebbe essere, no? In cui le scelte della scienza vengono portate all'interno del Parlamento. Ecco, quanto è forte, mi verrebbe da dire, questo backfire effect, questo bias anche nei politici, cioè com'è possibile, diciamo, influenzare le scelte pubbliche con una prospettiva razionale basata sulle evidenze, e quanto è importante? Beh, è un'altra domanda che ci tocca tutti, quindi scienza e politica, ma io direi diffidano l'una dell'altra. Gli scienziati diffidano dei politici, i politici diffidano degli scienziati. Ahimè, in Italia non ci sono luoghi abituali di frequentazione tra questi due ambiti, ed è una tragedia. Ci sono invece in altri paesi. È una tragedia perché, vedete, quando arrivi che devi decidere cosa fare quando sei esposto ad una pandemia, non è che puoi improvvisare questi luoghi perché non sono abituali, no? E quindi ti trovi spesso dove quello che dovrebbe essere abitudine invece diventa conflitto. Quindi io questo terreno di frequentazione reciproca che mi piacerebbe vedere attivo in epoca di pace, io direi è pari a zero ed è il dramma del nostro paese. Poi quando sei lì nell'emergenza, appunto, sì, ci si chiama, vabbè, ti ricorderai il caso Stamina, non ci si è chiamati neanche un po', e pensate che in Italia abbiamo veramente i migliori staminologi al mondo. Cioè, a chiunque tu chieda chi ha le terapie con staminali più forti al mondo, io dico sempre il faro si illumina sul San Raffaele di Milano, sull'Università di Modena e Reggio Emilia, arriva questa storia pazzesca di questa fondazione non medica, Stamina riesce a truffare il Parlamento, riesce a ingannare un ospedale, riesce a ingannare tribunali, riesce a ingannare una parte della stampa, e ogni volta mi viene da dire, e nessuno è riuscito a fare quei due o tre numeri di telefono per chiamare i nostri migliori, che poi ce ne sono tanti altri. Quindi questo per dire, c'è un totale, totale scollamento, a conseguenze questo, per tutti noi. Pensiamo a Xylella, abbiamo raso al suolo decine di milioni di ulivi, perché? Perché non si voleva credere agli scienziati e alle regole che dicevano guarda che c'è un batterio, guarda che c'è un insetto che sposta quel batterio di metro in metro, se non eradichi, se non togli gli alberi, fai un livello di eradicazione di 100 metri intorno a quei primi alberi, questo passerà.
cioè da Gallipoli siamo arrivati vicino, non mi ricordo dove, a Brindisi, eccetera, decine di milioni, no? Perché non era un complotto, era un batterio, no? Con un nome e un cognome. No, scusami, ma adesso arrivo e chiudo. Ma voi pensate, quindi c'è un problema tra scienza e politica, e il problema è, poi arrivo all'ultimo esempio, il problema è che un po' da una parte la scienza forse è disabituata anche a entrare nello spazio pubblico, no? E a rendersi disponibile, insomma lo sta cercando di fare con qualche problema. Dall'altra la politica, insomma, vede la scienza come un jukebox da schiacciare per avere la musica desiderata e solo quella desiderata, e quando non è desiderata strappo la spina. Pensate agli OGM, spenta la ricerca e la capacità e possibilità imprenditoriale delle nostre imprese sul produrre piante geneticamente modificate, mais geneticamente modificate, che resiste alla piralide. No, il nostro mais ha serissimi problemi. Qual è la conseguenza? 20 o 30 anni fa eravamo autosufficienti, adesso importiamo mais e soia geneticamente modificate per nutrire i nostri allevamenti, la nostra zootecnia, fare i nostri meravigliosi prosciutti e formaggi. Scusate, ma non è schizofrenico? Noi non coltiviamo ciò che importiamo, noi non studiamo, non si può neanche fare ricerca pubblica in campo aperto sugli OGM, non studiamo ciò che mangiamo. Ti sembra di essere in un paese pazzo, dove hai le competenze, hai la schizofrenia, e per arrivare all'ultima schizofrenia, beh, insomma, in epoca Covid, con questi straordinari vaccini, scusate, ricordatevi cos'è il mondo senza scienza, l'abbiamo sperimentato, marzo 2020, questo è il mondo con la scienza. Quindi, insomma, voglio dire, siamo in un momento in cui dovremmo e potremmo riconoscere il valore di questi ambiti, ma ovviamente anche di tanti altri ambiti. Beh, in un momento come questo, in cui sì, la politica, buona parte della politica ringrazia la scienza, eccetera, e beh, insomma, questa stessa parte della politica è quella che proprio in questi giorni, nelle settimane passate, ha varato o sta per varare un nuovo disegno di legge, il DDL 988 sull'agricoltura biologica. Qui stanno cercando di far di tutto per non farmi parlare. Un disegno di legge sull'agricoltura biologica che era in gestazione da tempo. Io ho delle criticità sull'agricoltura biologica, ma attenzione, c'è un dramma in quella legge, perché quella legge contiene l'equiparazione con l'agricoltura biodinamica. Mi aspetto un tuono, un fulmine. No? Attenzione, cos'è l'agricoltura biodinamica? Torniamo all'esoterismo. Torniamo a 100 anni fa, Rudolf Steiner si inventa la cosiddetta agricoltura biodinamica con questo disciplinare. Attenzione, l'agricoltura biologica ha un disciplinare autorizzato dall'Europa, quella biodinamica, ma pensate il fascino delle parole, biodinamica ci sembra meraviglioso, ha un disciplinare in mano a una multinazionale privata ed entra in una equiparazione in una nostra legge, non esiste in nessun altro paese. L'agricoltura biodinamica, io continuo a parlare, è il cosiddetto, si basa su preparati come il cornoletame. Il cornoletame. Tuono. Il cornoletame è un corno di vacca riempito di letame, sotterrato a Pasqua, dissotterrato a novembre, non ricordo come gli astri devono essere posti, tolto questo letame dal corno, si mette tutto in un recipiente e poi si fa questa dinamizzazione. Siamo fuori dalla scienza, che significa mettere la mano in questo recipiente e roteare così per circa un'ora, poi si prendono a cucchiaini questo preparato e lo si dispensa sui campi
con l'idea che sia fertilizzante, perché a monte l'idea di questo esoterista è che quando la vacca era viva, quel corno di vacca ha catturato i raggi cosmici che, entrando nella punta del corno di vacca, hanno trasferito al letame le forze eterico-astrali che rendono quel letame sotterrato di sotterrato un particolare fertilizzante. Ecco, immaginatemi e immaginatevi una senatrice a vita in Parlamento che parla di queste cose ai propri colleghi, avvertendoli del dramma, avvertendoli che si sta equiparando l'agricoltura biologica al pensiero magico, all'esoteria, avvertendoli che se questo avviene, non solo significa che il denaro pubblico andrà a sostenere quelle cose, o le vesciche di cervo maschio riempite di fiori di Achillea, o le pelli di topi scuoiati e incenerite poi scosparse sui campi per impedire una nuova invasione di topi, non solo si danno soldi pubblici per questi affari, non solo siederà al tavolo delle politiche agricole questo terrapiattista agricolo, ma attenzione, il vero problema, sapete qual è? Il vero problema è che quando il pensiero magico entra in una legge di uno Stato, noi abbiamo perso qualsiasi base per un ragionamento comune. Significa che domani 2 più 2 potrà far 5 e dipenderà solo dai rapporti di forza. Ecco, io non voglio andare verso questo tipo di società, ho cercato di far di tutto, depositando emendamenti per rimuovere solo quella parola da questo DDL. 40 senatori hanno votato con me, ovviamente gli emendamenti non sono passati, poi nel voto dell'intera legge, beh, insomma, hanno votato tutti a favore, quindi anche dell'equiparazione, con il mio solo voto contrario e un astenuto che mi tengo ben stretto. Allora, io vorrei ringraziare la professoressa Elena Cattaneo, sperando che quel singolo voto in Parlamento contro il corno letame, contro la magia, rappresenti la parte 1 del cervello, quella intuitiva, e che più scienza e più metodo possano portare nel Parlamento anche la parte 2 del cervello, che è quella più riflessiva ed è quella che tutto sommato ci ha fatto fare i complimenti dal New York Times per come siamo usciti, e dalla Germania per come siamo usciti da questa pandemia. Quindi ricordare che le parti del cervello sono due, speriamo che la politica, grazie a Elena Cattaneo, sposti, diciamo, l'asticella dalla parte 1 alla parte 2, e grazie di tutto. Grazie. Grazie a voi.